Iceberg si allena duro tutti i giorni perché così fanno i pugili professionisti. E pensare che quando è entrato per la prima volta nella palestra della Folgore Box, a tutto pensava tranne che a diventare un pugile. Io penso che, cioè, non avrei mai detto di riuscire a diventare un pugile, né nel diventare nel dilettante, né adesso che mi ritrovo professionista. Però diciamo che dall'inizio ho iniziato a mollare le uscite con i miei amici, eccetera, eccetera, per concentrarmi sempre sulla palestra, e alla fine ho fatto quello che ho fatto. Cresciuto sopra il ring di Chichino Tommasi, allenatore Gianfranco prende pian piano consapevolezza, fino a quando, 19 anni appena compiuti, arriva una proposta dal tempio della box. Aria da guascone, ma non fatevi ingannare dall'apparenza. Simone ha la testa sulle spalle, pochissime uscite, il lavoro prima di tutto. E dopo anni di sacrifici nei ring dilettantistici, un mese fa arriva il primo incontro da professionista. Si vola a Santo Domingo ad attenderlo il pugile di casa. Ma quando il gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare per continuare a coltivare un sogno nel cassetto. Non ha idoli, ma due pugili gli piacciono molto: il portoricano Gabriel Rosado, esempio di umiltà e coraggio, e il messicano Canelo, attualmente il più potente. E il funambolo Mayweather?
In bocca al lupo, Iceberg, continua così, con umiltà. Oristano ti vuole vedere nel ring di mezzo mondo. Vai e colpisci, Simone.